Tutorial brutto della pasta con crema di zucca piccante e calamari. Fatti tagliare la zucca da qualcuno più forte di te. Metti un pochino d'acqua, chiudi col coperchio e fai andare finché non è molle. I calamari fatti ripulire sempre da quello più forte di te, che è una roba schifosa. Li tagliamo a pezzetti, poi siccome deve menare, una barcata di peperoncino, un po' di fresco e un po' di secco. Due spicchi d'aglio che però togliamo perché non vogliamo appestare l'intera nazione. Normalmente triterai tutto in padella, ma mi serve, quindi spostiamo tutto qua dentro come fanno le persone vere. Olio, sale, prezzemolo. Inauguriamo il braccio della morte nuovo. Mi sono schizzata la puttana. Otteniamo questa bella crema che mettiamo nella padella in cui faremo saltare la pasta. Aglio, peperoncino, un pochino più d'olio del solito. Appena soffrigge bene mettiamo i calamari. I calamari hanno bisogno di 3 o 4 minuti, girali spesso, il sale alla fine. Sono pronti quando diventano bianchi decisi. Cambio padella. Gli ultimi 3 minuti della pasta li facciamo nella crema di zucca bagnando con l'acqua. Gli ultimi 30 secondi mettiamo i calamari con tutto il sughetto, togli l'aglio e pronti. Buono. Tagliamo a pezzi il nostro guanciale, grattugiamo del pecorino romano e i tuoi sogni di carbonara sono finiti perché uova e farina. Il tutorial per usare la macchina della pasta già l'ho fatto, quindi basta. Guanciale, fiamma bassa. Comincerà a sudare, a rilasciare un odore della Madonna e pure tutto il suo grasso. Fiamma bassa, lavorare con lentezza è quasi sempre la chiave per fare le cose per bene. Un dito di grasso. Togliamo il guanciale, mettiamo mezza cipolla rossa. Quasi subito, tutta la zucca, il sale, facciamo andare finché è ammorbidita. La tritiamo quasi tutta. Noce moscata, pepe. Scottiamo le tagliatelle per 30 secondi e altri 30 secondi qua dentro. Potremmo fare una bella crema con l'acqua della pasta, ma no, oggi panna perché ce l'ho. Ed è pure più buono. Guanciale, pecorino e pronti. Oh, buono e basta. Ecco, visto. Ok. Siamo d'accordo. Ce l'hai messo tutto il pecorino? Mm. Hai fatto bene. È buona, fatela. Oppure non fatela, cazzi vostri. Cioè. È tornata la zucca e ora sì, lo sto dicendo con grande gioia, ma lo so già che fra 2 giorni me ne pentirò perché mangerò questa per tutta la settimana. Ma comunque basta. Se non riesci a tagliarla, non ti preoccupare, non sei tu, è lei. Sicuramente ero io che ero fuori allenamento, ma è stata durissima. E questa avanza. L'ho detto che l'avremmo odiata. Poco olio e poca cipolla. Tutta la zucca tagliata da dadini piccoli, perché dopo la frulliamo. Goccetto d'acqua, un pochino di sale, chiudiamo e devi andare per 20 minuti. Intanto controlla perché potrebbe evaporare l'acqua. Mentre aspetti, grattugia una collina di ricotta salata. Frittiamo. Otteniamo questa pappetta gialla in cui finiremo la cottura della pasta. Aggiungendo un goccetto d'acqua. Acqua se occorre, passa 1 minuto, chi la vuole papposa la faccia papposa, chi la vuole liquida aggiunga dell'acqua, non c'è bisogno di commentare un mappazzone, ognuno lo faccia un po' come vuole. Fiamma spenta, ricotta salata e un cucchiaio d'olio a crudo che ci sta bene, un po' di pepe, alta ricotta e pronti. Sa di buona zucca la pasta. Tutto era brutto di una pasta figa con la zucca. Sì, figa e zucca nella stessa frase perché tanto c'è lo speck. E non solo. Abbiamo anche la ricotta salata. Questa è stagionata, se ce l'hai fresca, meglio. Devo dire che pure questa non è male. Taglia la zucca a dadini piccoli, piccoli, perché sennò ci mette un sacco a cuocere. Decidi tu come ti vuoi rompere le palle, per la fame oppure con il coltello in mano. Poi voglio fai soffriggere una cipolla. Aggiungiamo la zucca, un pochino di sale, pochissima acqua e poi chiudiamo. Per pochissima intendo proprio pochissima, Quando è abbastanza morbido, braccio della morte. Teniamo una crema liscia che dobbiamo tenere in caldo. Aggiungiamo sale e pepe. Raga, è spaziale. Piastra rovente e ci mettiamo lo speck e lo facciamo croccare un po'. Per quanto tempo dipende come lo vuoi tu, se lo vuoi super croccante appena cotto. Fai riposare su una gratella così il grasso cola. L'ultimo minuto della pasta qua dentro. Fiamma spenta, un pochino di ricotta stagionata. Quella fresca mettila solo sui piatti che è meglio. Spec un altro po' di ricotta e pronti. Buonissimo.